D'accordo, il Black Friday e la corsa agli acquisti con gli sconti di quest'ultimo venerdì di novembre che richiamano consumatori e persone nella zona dei centri commerciali in periferia. D'accordo pure le ore di punta, mattino presto, pausa pranzo e tardo pomeriggio. A intasare, anzi, a bloccare il traffico della baraccola sono soprattutto i lavori di rifacimento dell'asfalto sulla bretella in direzione Casello di Ancona Sud della 14, un'arteria cruciale per chi deve raggiungere l'autostrada o i comuni di Camerano e della Riviera del Conero. La conseguenza più immediata sono i minuti, tanti, che gli automobilisti trascorrono in coda, una mezz'ora ai tempi medi di percorrenza per una manciata di chilometri. Per chi arriva da nord, solitamente il primovero intasamento si registra all'altezza della rotatoria comunemente indicata dell'ex Barfly. Di lì in poi il tragitto è obbligatorio con deviazione verso via Primo Maggio. Chi arriva invece dal centro attraverso l'asse nord-sud, all'uscita dell'ultima galleria si ritrova al serpentone di auto che procedono a passo d'uomo, tra chi deve raggiungere via Primo Maggio e chi invece deve uscire dall'asse e dirigersi verso la zona industriale Baraccola. Situazione identica anche per chi da via Albertini si dirige verso il centro città oppure verso la statale 16 di via del Pinocchio. Pazienza è l'unica arma a disposizione di chi si trova al volante, ma ancora per quanto? Minimo per un'altra decina di giorni, stando al piano degli interventi previsto dall'ANAS, con una parziale buona notizia, e cioè che per questo fine settimana, da sabato a domenica, il cantiere sarà interrotto e la viabilità tornerà normale. Una decisione presa per evitare congestioni al traffico in occasione del doppio evento di sabato con Ancona Parma del Conero e il concerto di Eros Ramazzotti al Pala Prometeo Estra, ma anche per dare maggior respiro allo shopping natalizio che di fatto ormai è cominciato nei centri commerciali della zona sud di Ancona. È probabile invece che la seconda tranche dei lavori, quelli che prevedono il rifacimento degli asfalti anche lungo la corsia a scendere della bretella, slitti a gennaio, evitando il prolungarsi del cantiere fino al weekend del 9 e 10 dicembre, con ricadute problematiche sul traffico all'uscita della 14 su via Albertini, principale strada di accesso da sud al capoluogo.